Ha il sapore della Marcord dei tempi andati, l'assemblea di raccolta fondi che ieri sera è andata in scena alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, a Firenze. Una sfilza di ex amministratori e nostalgici di esse che si sono riuniti per capire le linee programmatiche del nuovo fenomeno della politica italiana, il neonato Movimento Democratici e Progressisti. A guidarlo un volto che nuovo proprio non è, Massimo D'Alema, che fresco di scissione dal Partito Democratico batte il territorio italiano per contare le forze del suo nuovo gruppo. In platea, tra i circa 250 partecipanti, anche alcuni volti noti, quali parlamentari Tea Albini e Filippo Fossati, Graziano Cioni e Michele Ventura, e ovviamente Enrico Rossi, ormai rilanciato su una piattaforma politica distante da quella che 2 anni fa l'ha riconfermato governatore della Toscana. L'autoproclamato militante di base, Massimo D'Alema, sale sul palco a fine cena e delinea anche le linee guida del sostegno al governo Gentiloni. Un sostegno con riserva che stride con la richiesta di fiducia totale nell'esecutivo chiesta nelle ultime settimane a Matteo Renzi, sulla quale si sarebbe poi basato l'addio al PD. Oggi invece Massimo D'Alema pone dei paletti. I gruppi parlamentari del Movimento Democratico Progressista Articolo 1 presenteranno al Presidente del Consiglio un'indicazione di atti che noi riteniamo prioritari, diciamo. Innanzitutto le misure necessarie per correggere il Jobs Act, poi misure di lotta alla povertà e poi abbiamo chiesto che il Parlamento affronti finalmente il tema del testamento biologico. A 10 anni dalla nascita del PD, dalla cosiddetta fusione a freddo tra DS e Margherita, la distanza tra i due gruppi rimasti in piedi dopo la scissione è siderale. Da una parte la nostalgia di D'Alema e Rossi per schemi politici che trovano ragion d'essere nella frammentazione garantita dalla nuova spinta proporzionale. Dall'altra il lingotto 2017 di Matteo Renzi, che nella sua e-news, inviata ieri sera, parla di un mix tra analisi delle cose fatte e nuove proposte che vengano dal basso, abbandonando l'uomo solo al comando in favore di un noi ben più collettivo. Il risultato di questa scissione, spesso paventata e oggi effettiva, riguarda per adesso 53 seggi sugli oltre 1000 tra Camera, Senato ed Europarlamento, anche se in determinate votazioni l'appoggio al governo di quei deputati e senatori potrebbe risultare cruciale, come nella logica proporzionale, appunto, tornata oggi, dopo tanti anni, incredibilmente di moda.